ritorna all'Humanitas di Rozzano, Milano, Sorrisi in Rosa, la seconda edizione della mostra libro che racconta la storia, i pensieri, le confidenze e i sogni di 12 donne che hanno sconfitto il tumore al seno. Il progetto nasce da un'idea di Luisa Morniroli, fotografa, e Cristina Barberis Negra, scrittrice. Al progetto si sono unite le sciarpe in rosa create da Caterina Spriano. Sorrisi in Rosa è innanzitutto frutto di una amicizia nata in un momento di difficoltà, ma che si è trasformata in qualcosa di veramente bello per altre donne. Io ho conosciuto Luisa quando dovevo attraversare un percorso di malattia e l'ho conosciuta come fotografa tramite un'amica. Ed è venuta a farmi delle fotografie per farmi capire che quello che mi stava accadendo poi un giorno l'avrei affrontato col sorriso. Il sorriso è proprio il centro di questo progetto in cui Luisa mi ha coinvolto, e perché secondo noi è fondamentale mettere della energia positiva in un'esperienza così difficile, prima da attraversarla, quindi pensando che le cose devono andare bene, quindi con anche il sorriso della speranza, e poi dopo averla attraversata come passaggio di testimone a donne che devono attraversare di nuovo per la prima volta un'esperienza come questa. Oggi sono veramente felicissima perché abbiamo fatto, io e Cristina abbiamo portato avanti questo progetto. Già l'anno scorso è stata un'esperienza unica, bellissima, e avere l'opportunità anche quest'anno di rifarla con altre donne, altri sorrisi, è stato veramente una cosa che ci riempie il cuore. Non pensavamo di avere così tanto riscontro ed è stata una cosa veramente bellissima poter con i nostri sorrisi aiutare le donne che in questo momento sono malate di tumore al seno e fare appunto un po' da conforto e appunto aiutarle nel superare questo momento brutto che stanno attraversando. Siamo riusciti a strappare Caterina alle sue bimbe, perché adesso è impossibile trovarla in giro da sola, e quindi senza Sofia e Celeste al seguito, anzi si staranno già lamentando perché è ora della pappa, però deve assolutamente parlare del simbolo del nostro progetto, quindi dell'altro simbolo che è la sciarpa che ci accomuna tutte e che quest'anno è stata anche distribuita grazie a Simona Camarda di Humanitas e l'ufficio stampa di Humanitas, a diverse blogger e influencer e addirittura all'artista Bianca Azzei, e quindi il nostro simbolo sta facendo un po' il giro del web, sicuramente speriamo il giro del mondo. Okay. E Caterina è l'autrice di questo simbolo, quindi le facciamo un po' parlare di questo oltre che del suo sogno. Sì, allora questo simbolo che abbiamo deciso di fare l'abbiamo riproposto nuovamente quest'anno con le ragazze nuove, cambiando nuovamente i modelli, e filo conduttore ovviamente è sempre rosa. Oggi anche le mie bimbe sono vestite di rosa, tutte rosa, per mantenere il tema. E niente, questo è, insomma, era il mio sogno che l'anno scorso avevo detto a loro, specialmente a Cri, che l'aveva scritto nel mio ritratto, e ad oggi siamo qua con i due gioielli. Io sono Emilia, per me Sorrisi in Rosa è stata una sensazione bellissima, perché ho conosciuto un sacco di donne che hanno avuto purtroppo il mio stesso problema, però condividere queste cose con altre donne mi ha dato ancora più forza e più coraggio per affrontare quello che mi aspetterà in futuro, perché ovviamente noi abbiamo avuto un futuro e questa è una grande cosa. Mi chiamo Stefania, il nostro obiettivo è proprio tramite questa iniziativa di far conoscere a tutte quelle che stanno affrontando quella che noi tutti definiamo la propria scalata, l'importanza della solidarietà tra donne, del sorridere sempre, ogni giorno, anche magari quando non si ha voglia, anche magari dopo il pianto, ma sorridendo effettivamente anche questa scalata è più semplice. Mi chiamo Daniela, la mia esperienza con Sorrisi in Rosa l'ho cercata. Ho conosciuto tutte le ragazze, anche se loro abitano lontano, ci sentiamo sempre, abbiamo una chat personale ed è tutto bellissimo. Loro e lei sono state la mia corda della salvezza e sono felice così. Grazie. Sono Noemi, vorremmo essere come esempio a tutte quelle donne che stanno affrontando questo faticosissimo, impegnatissimo percorso, che si può venirne fuori bene.
con un sorriso come quello che abbiamo noi adesso, rosa. Grazie. Sono Simona, ho 45 anni e sono molto contenta di aver fatto questa esperienza, con aver conosciuto queste bellissime ragazze. Ho fatto questa esperienza proprio perché è un segnale, un buon messaggio per le donne che hanno avuto tumore al seno, e poi soprattutto perché questa malattia l'hanno avuta anche la mia mamma e la mia zia, e quindi l'ho fatto anche per loro. Antonella Brambilla, per me era l'opportunità di conoscere un gruppo di donne che nell'ambito delle loro storie personali avessero comunque vissuto un'esperienza simile alla mia, e devo dire la verità, ho trovato grande condivisione e soprattutto tanta solidarietà nel gruppo. Io sono Barbara e la mia esperienza con i sorrisi in rosa è la possibilità di far vedere alle persone che anche con una malattia così brutta che fa tanta paura ci si può riprendere e anzi forse essere più forti di prima. Grazie. Sono Sabrina Tonetti e siamo donne speciali, siamo donne che hanno combattuto e donne che adesso sono ancora più forti e riusciranno a realizzare sicuramente molti più sogni di quelli che uno potrebbe tenere in un cassetto. Il punto di vista deve cambiare, non è che siamo persone deboli, siamo persone ancora con più energia, e questa è un'occasione per dimostrarlo. Sono Marina, ho 34 anni, ho scoperto di avere un tumore prima di compiere 32 anni e ho affrontato la malattia con il sorriso e con la voglia di lottare, e Sorriso in Rosa rappresenta tutto questo, 12 donne che hanno lottato contro il tumore, che vivono ora serenamente, e ho conosciuto il progetto tramite Luisa Borniroli, fotografa, e Cristina Barberis, scrittrice. E ritengo questa iniziativa molto importante per le donne al fine di fare una buona prevenzione e di lottare per questa malattia. Abbiamo questa forte intenzione di far proseguire l'esperienza che queste persone hanno superato brillantemente, e come trasformandola in un messaggio per tutte le donne che potranno e vorranno ascoltarlo, perché di fronte a questa malattia, che comunque rimane una diagnosi particolarmente grave, particolarmente pesante per la persona, è possibile cominciare a intravedere un futuro oltre che rosa anche azzurro, perché in effetti se riuscissimo a togliere tutti i dubbi, tutte le nuvole nere che questo cielo ancora purtroppo di fronte a questa parola cancro porta con sé, saremmo sicuramente in grado di dire che siamo riusciti ancora una volta a portare un buon messaggio e a fare qualcosa di buono per le persone. Poi c'è tutta la parte scientifica, naturalmente, che segue questa nostra divulgazione e questo coraggio che vogliamo infondere alle persone, e verrà successivamente poi magari approfondita attraverso questi vari congressi che vorremmo istituire, fare. Qui il 18 ci sarà un incontro molto importante che porterà la voce più scientifica di questo messaggio, che è sicuramente meno ridondante, ma secondo me è la parte fondamentale dell'approccio che le persone devono avere con questa malattia. Saper tradurre in parole semplici e far vedere cosa succede dopo a persone che devono ancora affrontare questa diagnosi è sicuramente, a mio avviso, la parte più importante, la cosa più bella che si possa fare.